È tornato ieri, domenica 11 novembre, il tradizionale appuntamento con la Sagra d'Autunno alla sua 24esima edizione, organizzata dalla Proloco di Rivarolo Canavese. Anche quest'anno, oltre alle calda arrosta, alle frittelle e al vin brûlé, protagonisti della Sagra, si è tenuto il mercato della Piazza del Bureau con i produttori del territorio che hanno presentato i loro prodotti. Il tempo incerto non ha fermato l'afflusso di avventori che hanno passeggiato allegramente sotto l'allea di Corso Torino, passando dalle prelibatezze della Proloco ai prodotti di qualità delle aziende agricole canavesane. Come ha commentato il presidente del sodalizio, Claudio Vota. 24esima Sagra d'Autunno qui a Rivarolo, organizzata dalla Proloco. Sì, 24esima Sagra d'Autunno. Oggi a pranzo abbiamo distribuito la polenta con lo spezzatino, è stato un buon successo nonostante il tempo non magnifico. Oggi pomeriggio proseguiamo con le castellarroste e le frittelle di mele, che sono un po' il nostro fiore all'occhiello, perché la Luciana Barbera fa sempre una pastella che è apprezzata da tantissimi. Ci facciamo accompagnare dal mercatino dei produttori. E a tal proposito vorrei dire che il Comune di Rivarolo e l'amministrazione stanno predisponendo il regolamento comunale per poter riportare finalmente il mercatino di Via Autagambe, che ormai manca da quasi 4 anni a questa manifestazione, e il prossimo anno a novembre contiamo di averlo con noi. Nonostante il tempo siamo soddisfatti, speriamo che il pomeriggio tenga, ecco, così siamo tranquilli. Ora la Proloco pensa già al periodo prenatalizio, quando metterà a disposizione, per la gioia dei bambini ma anche degli adulti, la caratteristica slitta di Babbo Natale. E le prossime attività stiamo mettendo in ordine di nuovo la slitta di Babbo Natale, che durante le domeniche prenatalizie sarà a disposizione dei giovani e anche dei meno giovani, perché i bambini l'apprezzano, ma i genitori non la disprezzano, ecco, diciamo così, e per cui vi aspettiamo poi nelle domeniche prima di Natale per fare un giro sulla nostra slitta.